Una delle avventure paranormali più assurde di sempre è andata completamente persa. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco ed oggi sono qua per fare una cosa un po' diversa dal solito: prendermi in giro. Essere una barzelletta di me stesso. Rendere orgogliosa tutta quanta la mia famiglia. Oggi sono qua per cercare il mio nome su Insegreto. Se non sapete cos'è Insegreto, è praticamente un sito dove tutta la gente confessa i suoi segreti più intimi. E si vanno da cose del genere e cose di questo tipo qua. Cioè veramente tanta strana, la gente è veramente tanto strana. Ho deciso di andare a cercare quello che dicono le persone su di me dentro Insegreto. Ma siamo sicuri che io ho la stabilità mentale per leggere quello che le persone dicono? Potrei fare qualche confessione del tipo: ho ucciso una persona. No raga, io non ho ucciso nessuno. Una volta ho investito una persona, però non è morta. Ma la gente sta male. Ho attaccato un campanellino alla coda della mia cagnetta. Ora fa din 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 ogni volta che è felice. Bitch, what the fuck? Sei crazy? Amica, wow, che lingua lunga che hai. Io, è per leccare meglio. Sorrisetto. Leccare il gelato, ovviamente. Gianmarco Zagato. Raga, io spero che ci siano delle chicche, delle perle, perché ho un sacco di aspettative. Oh là, molto bene. Il primo proprio che si viene fuori così è uno sfogo. Ragazzi di 13 anni, avete rotto i ca con Gianmarco Zeccato, i me contro te e Follettina Creation. Sono solo dei poco di buono che fanno video su YouTube, mica sono Dio. Prima di tutto ti ringrazio per avermi paragonato ai me contro te e Follettini e Follettine. Penso che siano molto conosciuti online. Lo so che non siamo Dio, perché l'unico Dio qua sono io. Ok, ragazzi di 13 anni, ho fatto un sogno bellissimo. Gianmarco Zagato mi ha chiamato per dirmi che sono stata presa come protagonista per un film girato a Londra. Faccio i casting adesso? Sto piangendo perché non volevo svegliarmi. Oh, sarebbe stato bellissimo diventare un'attrice famosa e essere chiamata Gianmarco Zagato. Oh, qualcuno mi odia, qualcuno mi odia, oddio. Odio Gianmarco Zagato, scusate ma mi sta troppo sui zebedei. Dal modo di atteggiarsi ai video del BBB che fa, persino il modo in cui parla. Davvero non lo posso sentire neanche nominare. E nulla, avevo bisogno di esternare questo odio. Tra gli hashtag abbiamo un bel fanculo: odio Gianmarco Zagato. Mi dispiace, però mi viene da dire: scusa amore mio, amore della zia, ma se odi tanto quanto mi atteggio, bla 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 bla, non guardare i miei video. Ascolto la nuova canzone di Gianmarco Zagato e penso: questa canzone fa sembrare la trap una musica accettabile. Bitch! Intanto la musica trap ha il suo perché. E poi la mia canzone Dramastar è fabulous. Io non vedo l'ora che escano nuove song. E che dire Follettini e Follettine? Ragazzi di 13 anni, sono in fissa con Gianmarco Zagato. Ah, che carino, ma non ci può mettere un cuore, commentare, un commentello? Zebedei, Gianmarco Zagato mi fa morire da ridere. Sapessi io, veramente. Io ogni tanto rido di me stesso, ma è incredibile. Io mentre edito i miei video, rido come uno scemo. Sto vedendo dei miei parenti che ho visto una sola volta. Troppa ansietta, roba che Gianmarco Zagato, levati. Cioè, effettivamente, quando tu becchi dei parenti che non hai mai visto e devi starci a avere a che fare, è un po' disagiante. Per fortuna anche la maggior parte dei miei parenti li conosco bene e ci sto sempre insieme, quindi... Però intanto spunta tipo la prozia dello zio, del cugino, del cognato che ti fa: ciao caro, come stai caro? Da tanto che non ti vedo, prima eri grande così. E cacchio amore mio, sono passati 25 anni, fatti due domande. E te invece che sei diventata una brutta vecchia. 13enni, 14enni, diventate terapeutiste dopo il video di Gianmarco Zagato. Ma io voglio dire una roba, dopo quel video lì io mi sono beccato un sacco di flame per questa storia dei terapeutisti. Ma io non ero dalla parte dei terapeutisti. Mi piaceva solamente entrare un po' nella loro mentalità e riuscire a capire il perché loro sono convinti che la terra è piatta. Ho detto qualche cosa un po' sbagliatina. Però chi è che è perfetto?
Me lo volete dire? Qualcuno è perfetto qua? Gesù Bambino? SpongeBob? L'unico perfetto credo che sia proprio Beyoncé. Mi drogo con i video di Gianmarco Zagato, guardo i suoi video dalle 17, che problemi ho? Io onestamente dalle 17 fino alle 21.57 avrei fatto dell'altro. Però finché ti droghi di Gianmarco Zagato va bene, quando passi alle cose un po' più strane meglio di no. Drogatevi ragazzi, ma solo di Gianmarco. Io non so quanto terrò di questo video perché sto dicendo di quelle fesserie veramente pesanti. Uomo di 18 anni. Oddio, sto avendo un collasso perché ci sono Sespo, Gianmarco Zagato e Golden Jumpy nelle tendenze. Se esiste un dio, oggi ci ha abbandonato. Hashtag parassiti di YouTube. Allora, i miei contenuti sono favolosi. Per quel che mi riguarda, se esistesse un dio, io sarei sempre primo in tendenze. Oh mio Dio, io, una mia amica e mia mamma abbiamo visto Gianmarco Zagato per strada, io e la mia amica siamo scappate saltando e mia mamma ci ha prese per i polsi e ci ha trascinate da lui. Davvero? Ok, Massimo, infatti fermatemi. Secondo me Golden Jumpy dovrebbe fare un video con Gianmarco Zagato, secondo me no. In me contro te è così falsi che Gianmarco Zagato può solo accompagnare. Chi ha visto il video della sorella segreta di Gianmarco Zagato? Io. Sembrano più vere le tette di Barbara D'Urso che i video di Gianmarco Zagato. Ma sapete che ho proprio idea che siano vere le tette di Barbara? Barbie, facci sapere che sono vere o sono finte. No, io non giudico. I video di Gianmarco Zagato mi inquietano ma mi piacciono moltissimo. Continua a seguirmi. Oh, un altro drogato, raga. Sono talmente drogato da Gianmarco Zagato che ogni volta che vado a Venezia metto la sua t-shirt. Certo, e ne ho anche io una addosso, quella nuova delle limited edition, con tutto quanto il leopardo. Ma quanto è buono Gianmarco Zagato. Cioè, io guardo i suoi video e penso di essermi preso una cotta. Certo, cara, mettiti in fila. Tutti quanti mi amano. Non è vero, non mi ama veramente nessuno. Cioè, sono forever alone, giuro, raga. Quella sito è brutta. Donna di 70 anni. Gianmarco Zagato è un grande. Sicuramente l'ha scritto lei. Lo amo, mia nipote lo segue da 90 anni e lo ama. Allora, c'è un attimo di problema con la matematica. E io non ho 90 anni. Oh, forse sì. Solo io mi prendo gli infarti guardando i video di Gianmarco. Certo, non sei la sola. Oh no, poverino. Uno ha scritto: no, da grande voglio diventare bellissimo con come Gianmarco Zagato, dato che sono brutto. Raga, ma io sono tutto rifatto. Uno ha scritto che faccio letteralmente schifo. Come ti permetti? Ah, e uno gli ha scritto: meglio come Mariano Di Vaio. Infatti, cioè, ti direi anch'io, ma punta un po' più in alto. Oh mio Dio, un colpo di scena pesante. Uomo di 21 anni. E pensare che da piccolo era innamorato della sorella di Zagato. Oh, oh mio Dio, chi potrebbe essere? 21 anni. Quindi potrebbe essere innamorato della Giulia. Dopo aver visto i video di Gianmarco Zagato ho paura che lo Slenderman mi stia cercando. Hashtag ansietta. Beh, non penso che lo Slenderman ti venga a cercare onestamente dopo un mio video. Oppure no, chi lo sa. Ho sognato Gianmarco Zagato, tipo io è tutto il giorno che sono felice come non so che cosa. E il mio video l'ho sognato che andavo in giro con lui. Raga, vi assicuro ci sarà sempre l'occasione per incontrarci. Sto praticamente girando tanta l'Italia. Conoscete Gianmarco Zagato? È uno youtuber. Ovvio che mi conoscono. E vai, il primo messaggio top. Baciones, vai, perfetto. Quando guardo i video di Gianmarco Zagato mi sbrodolo addosso, soprattutto di notte, che mi sento osservato da qualcuno. Alla fine mi rassicuro che non c'è nessuno, ma in realtà la paura c'è sempre. È vero, il terrore costante. Ragazzi, non è che se guardate un film o un video arriva la presenza lì. Raga, vi giuro, io sono stato shock dalle cose che ho letto. Io sono certo che dopo questo video qua un sacco di gente andrà a scrivere segreti su di me e potrei forse andarli a leggere. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuta l'idea. Fatemi sapere se avete dei segreti particolari, magari qualcosa che potreste scrivere qua giù nei commenti. Avete mai usato in segreto? Vi piace? Io, raga, dopo aver letto alcune cose, sono straincuriosito. Cioè, voglio leggere altre cose. La gente scrive tutto quello che gli passa per la testa, addirittura chi vuole sapere di MB, chi vuole sapere di novità. E io sono un sacco gasato perché mi è piaciuto tantissimo fare questo video. Cioè, a parte i segreti un po' così, vabbè, di gente pallosa che a noi non ci interessa, però c'è un sacco di segreti positivi e che mi è piaciuto un sacco. Quindi io sono stra orgoglioso, ragazzi, che voi vi siete appassionati a me e a tutto quello che io faccio su YouTube. Veramente dal cuore vi dico grazie, ragazzi. È diverso stare qua davanti alla telecamera e incontrarvi personalmente. E ragazzi, io vi giuro, vi ringrazio del supporto dall'inizio alla fine. Io non potrei mai finire di dire grazie. Sì, io cerco di essere sempre disponibile, anche magari quando la mia giornata non è proprio stra positiva. Solo una volta mi è capitato di rifiutare una foto a una persona, però veramente, raga, era
veramente tanto brutta la situazione. Mi sono addirittura un po' infastidito che questa persona abbia avuto il coraggio di chiedermi la foto per come ero preso, vi giuro raga. Forse un giorno ve la racconterò quello che è successo, però era veramente brutta la situazione. Non avrei mai pensato di rifiutare di fare una foto con una persona, però se vi dico che la situazione era grave è perché era veramente grave. Ma questa è un'altra storia. Fatemi sapere giù nei commenti se vi interessa come cosa. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì alle 15 e di sabato alle 10:30. Intanto il giovedì. Ma questo non lo sa mai nessuno. Magari lo sa qualcuno su In Segreto. Io vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao.